Già stiamo guardando, sì, già stiamo dando uno sguardo in studio al ritratto che sta producendo il nostro professor Marco Pace, l'occhio anche di Aurelio è caduto sulla sua caricatura. Intanto però noi possiamo iniziare veramente con questa puntata, una puntata appunto importante per il derby, ma non solo. Prima però un piccolo passo indietro come di consueto con la nostra Ludovica per ricordare anche i presenti, insomma, ma anche uno sguardo verso il futuro prossimo. Beh, per sì, vedere cosa è successo. Sicuramente i riflettori sono puntati sul derby Teramo-L'Aquila, che rappresenta l'ultima occasione per i biancorossi per entrare nel novero dei playoff, mentre i rossoblù si presentano a questo importante appuntamento rinvigoriti dalla cura Pagliari, che ha prodotto ben due vittorie consecutive. In Chieti, il Chieti è a caccia dei tre punti con il Foligno per rientrare nella scia dell'Aprilia, che affronterà nello scontro diretto del prossimo turno. 180 minuti invece separano la Serie D dalla sua conclusione, con la Samba che non approfitta dello stop del San Cesario. È una delicata situazione per le abruzzesi. Sappiamo che il San Nicolò è ufficialmente retrocesso, mentre il Celano deve lottare e fare punti per entrare nei play-out. Infine Angolana e Amiternina lottano ancora per una promozione, per rimanere appunto per una salvezza in Serie D. Allora, il commento di questa giornata di campionato e di quello che verrà lo chiedo questa sera a Gianluca De Angelis. Magari con il supporto anche della classifica in regia, se non chiedo troppo, così anche perché Gianluca per la C2, diciamo, era concentratissimo, insomma, campionato. No, ma seguo sempre anche con affetto sicuramente il Teramo, perché è stata la mia squadra. Vedo che sono un po' distaccati dalla classifica che conta, come diceva signorina lì, hanno tre partite importanti, penso che domenica sia decisiva. Se il Teramo vince ha possibilità di riagganciare i playoff, se no credo che dalla terza alla sesta saranno quelle che si giocheranno la promozione in C1. Penso che l'Aquila e il Chieti, anzi l'Aquila e il Chieti sono sicuramente tranquille per i playoff, anche se poi facciano gli scongiuri. Credo che aprile all'Aquila e Chieti si giocheranno i playoff. La quarta sarà una tra Poggi Bonzi e Teramo, anche se ripeto, il Teramo ha due partite difficili, forse l'ultima con la Salernitana già promossa può essere una partita sulla carta tranquilla. Io ovviamente faccio tifo per il Teramo, questo senza dubbio. Anche se il direttore dell'Aquila sarà facendo una scaramanzia, io personalmente ovviamente faccio tifo per il Teramo e spero che facciano 9 punti che gli possano servire per i playoff. Anche perché l'Aquila comunque i playoff li centrerà, però c'è anche la lotta per il terzo posto. Poi entreremo meglio anche nel discorso del derby L'Aquila-Teramo. Io però adesso voglio dare, prima di dare il benvenuto nella nuova categoria in Serie D al direttore generale del Sulmona Bresciani, volevo andare sulla mia sinistra con Aureli, che ci è tornato appunto a trovare per quest'Aquila che con il nuovo corso sembra aver ritrovato fiducia e serenità. 6 punti in 2 partite, insomma, non è male come inizio? Assolutamente no, sono la cosa migliore. Le vittorie danno sempre, come dire, quell'entusiasmo poi giusto in questa fase della stagione. La scelta della società di sostituire un allenatore seppur bravo come Maurizio Ianni, che abbiamo detto in più sedi sicuramente non era l'unico depositario dei problemi della squadra, però a poche giornate alla fine lo scossone che la società ha voluto imprimere per dare una nuova diciamo, linfa a questa squadra è stata quella di sostituire un tecnico. Ci siamo affidati sicuramente a un grande allenatore, navigato, esperto, che nelle stagioni precedenti, il curriculum parla chiaro, ha avuto l'opportunità di guidare anche squadre importanti. La nostra è una squadra importante, allestita sicuramente bene dal nostro responsabile della tecnica, Ercole Di Nicola. Poi lo sentiremo anche, abbiamo un contributo filmato realizzato. Bene. E crediamo di poter, come dire anche la nostra per questo finale di stagione. 2 vittorie era appunto quello che ci servivano, e cerchiamo quindi adesso di proiettarci partita per partita verso un finale di stagione che vogliamo sia entusiasmante per i nostri tifosi, per la nostra squadra. Chissà cosa sarebbe accaduto se fosse arrivato magari prima Pagliari, si potrebbero domandare tanti tifosi aquilani, però insomma con il seno del poi è difficile, no? Fare commenti nel calcio. Assolutamente, il calcio quei secondi, ma frase fatta ma sempre valida, non lo puoi fare, devi vivere al momento. È più bravo chi sbaglia meno, gli sbagli fanno tutti, quindi si sbaglia meno degli altri, ma probabilmente riesce a fare di più. In questo momento noi crediamo di aver, come dire, rimesso a posto perlomeno il trend negativo che c'era, e questo lo dico nei risultati. Un po' di fortuna, un po' di bravura ci stanno un po' più assistendo magari rispetto al passato, questo sicuramente.
Io invece volevo chiedere a Bresciani un po' come si affaccia questo Sulmona alla Serie D e soprattutto del progetto del nuovo stadio con annesso centro commerciale. Si farà, non si farà, sarà pronto per la Serie D? Beh, intanto devo dire Sulmona sta ancora festeggiando. Presto ancora. L'approccio a una categoria che dopo tanti anni ne ritrova sarà oggetto di discussione, ritengo, nei prossimi giorni per capire cosa si possa fare. Per quanto riguarda il centro commerciale, io ritengo che sia un discorso, penso, già discusso precedentemente, prima che io arrivassi. Mi pare di capire che una cosa in questo momento sia ancora lì ferma. Sulmona vive un momento fantastico che tutti quanti si vorrebbe che non finisse, ma invece il calcio ti dice che domani le insidie ripartono e quindi bisogna attrezzarsi per chi sarà. Per l'anno prossimo a Sulmona le cose devono essere fatte bene e con la speranza di poter, ripeto, chi sarà al comando l'anno prossimo, non far finire un sogno che da quest'anno è diventato un po' una realtà. Chi sarà al comando, come presidente o come direttore generale? Io penso che alla fine di ogni anno ci sono dei tavoli in cui si ragiona, il futuro è di ognuno. Io ero venuto a Sulmona sotto per fare altre cose, mi sono trovato coinvolto in società e devo dire a questo punto di essere anche felice, perché la squadra che noi abbiamo fatto è una squadra di altissimo livello, una squadra che a parer mio potrebbe combattere già quest'anno per vincere anche il campionato dell'anno prossimo. Sono d'accordo, da quando è stata composta era tra le favorite. Devo dire basta poco. Sì. Dopodiché ci abbiamo messo impegno, devo dire la cittadina all'inizio un po' diffidente, piano piano ci ha seguito, cioè siamo arrivati a dei risultati. Ecco, come risponde la città, una squadra che torna in Serie D dopo 18 anni? Come sta vivendo in questi giorni? Beh, ripeto, noi abbiamo avuto la fortuna di vincere il campionato con 3 giornate d'anticipo, quindi quella di domenica sarà l'ultima, quindi sono 3 settimane di festeggiamenti quotidiani. Tra l'altro beffando una squadra come Giulianova, insomma, che ha una storia decisamente importante, no? Era, diciamo, la nostra antagonista per poter vincere questo campionato. Chiaramente il nome era decisamente più importante, visto anche quello che Giulianova negli ultimi anni ha fatto. Tra l'altro onore anche a loro, perché noi abbiamo vinto questo campionato e mi permetto di dire forse l'abbiamo stravinto, proprio perché erano molto più forti, erano molto più forti delle insidie, erano molto più forti degli altri. Questo ci ha permesso... Si è visto anche dai due scontri diretti. Ecco, ci ha permesso di vincere, altrimenti ritengo che la forza del Giulianova, che è nel suo pubblico meraviglioso, come pubblico meraviglioso potrei dire quello dell'Aquila, che mi ha entusiasmato una volta che andai a vedere, c'erano 7-8 mila persone. Altri ecco, tempi, ritengo che sono piazze veramente molto importanti, quindi io dico che i miei giocatori sono stati molto bravi. La forza del Sulmona invece nella sua società? Beh, io ritengo che sia stata una società seria, una società che veniva da un trascorso dell'anno passato dove è stata sulla bocca di tanti. Ritengo di aver fatto io insieme ai miei collaboratori un buon lavoro, che non è solo quello di aver vinto, ma anche quello di aver costruito da un centro tecnico che stiamo allestendo grazie a istituzioni locali, e quello deve essere il futuro. Poi è chiaro che i risultati sono quelli che ti dicono essere bravo o non bravo. Una società va gestita, secondo me, dall'A alla Z, e i dirigenti veri sono quelli che alla fine si prendono e devono prendersi le responsabilità sia quando si vince, quando si perde, e sia soprattutto quando si costruisce, perché poi qua ci sono delle piazze importanti, Teramo, L'Aquila, sono dirigenti che devono anche rendere conto ai tifosi, e quando si rende conto bisogna che le cose siano fatte nel modo corretto. Poi il risultato può venire o non venire, ma la gente osserva, insomma. Risultati che non stanno venendo tanto, chiedo a Bucchi ovviamente, queste ultime due settimane a Teramo, ultime due settimane, due vittorie all'Aquila, invece due sconfitte a Teramo. Allora, due sconfitte molto diverse però, Bucchi, no? Con l'Arzanese, mi dispiace dirlo, però davvero non si è scesi in campo praticamente. Mentre a Campobasso, se c'era una squadra che doveva vincere, questa era proprio il Teramo. No, sono d'accordo con te, sono due partite completamente diverse, giocate in maniera diversa. Con l'Arzanese proprio giornata storta, brutta partita, abbiamo meritato di perdere. Forse domenica meritavamo qualcosa in più, invece il campo non ci ha premiato per la prestazione che è stata. Abbiamo fatto una buona prestazione, anche perché sapevamo che a questo punto, sai, quando sei sotto e insegui non è che puoi permetterti di sbagliare, e quindi sapevamo che
dovevamo vincere a Campobasso, purtroppo non ci siamo riusciti pur facendo una buona partita. Credete ancora nel discorso playoff? Poi entreremo meglio nel discorso del derby di domenica. Sai, uno deve essere cosciente del fatto che la realtà dice che è difficile, perché comunque sia 4 punti a recuperare in 3 partite son tanti e non è facile, però finché comunque sia c'è la possibilità e la matematica non ci condanna, noi ci proveremo fin da domenica. Molto dipenderà forse proprio dal turno di domenica, tra l'altro, secondo me, perché veramente sarà importante. Allora io direi di andare ad analizzare appunto quello che accadrà nel prossimo turno attraverso il nostro consueto primo contributo, il Focus On, realizzato da Marco De Antonis. Cosa potrebbe accadere in Lega Pro a 270 minuti dal triplice fischio della regular season? 3 sono i verdetti già emessi, retrocesse da tempo Fondi e Aversa Normanna, quest'ultima in possesso di un record poco edificante visto i 15 stop maturati in serie e con il Teramo ultima squadra ad aver donato i 3 punti nello scorso novembre. La Salernitana ha festeggiato con largo anticipo alla seconda promozione consecutiva, sempre griffata Perrone. Ad una matricola di lusso potrebbe presto aggiungersene un'altra, seppur di minor blasone, il Pontedera di Indiani, autentico valore aggiunto di un team partito a fari spenti e capace di modificare gradualmente l'asticella delle ambizioni, trascinato da un tandem offensivo composto da Grassi e Arrighini, capace di produrre 36 delle 44 reti complessive siglate da Granata. Non sono state certamente a guardare le abruzzesi. Chieti e L'Aquila sono tuttora in corsa per conquistare quella terza posizione che offrirebbe indubbi vantaggi in chiave playoff. I teatini costituiscono la vera sorpresa. 10 risultati utili consecutivi non vengono mai per caso. Ancora una volta l'entourage nero-verde si è distinto per idee chiare e sapiente spirito manageriale, contribuendo alla rinascita di un altro fuoriclasse che risponde al nome di Claudio De Sousa. Più simile alle montagne russe il cammino dei rossoblù. Il terzo allenatore di stagione, Pagliari, sembra però confarsi di più alle sbandierate ambizioni della dirigenza. 2 gare ed altrettante vittorie compongono il suo mini bilancio, fatto anche di concetti limpidi, maggior rigore in uno spogliatoio non semplice da gestire e quel pizzico di buona sorte che non deve mai mancare. È pur vero, tuttavia, che i 6 punti sotto la sua guida sono stati raccolti a fatica contro le ultime della classe e allora i prossimi test, decisamente più probanti, misureranno il reale valore del lavoro in divenire. Uno di questi è senz'altro il derby di Teramo. Se si potesse misurare l'indice di entusiasmo in una squadra, quello dei biancorossi adesso sarebbe probabilmente ai minimi storici. Con un presidente dimissionario e le 2 sanguinose sconfitte di fila patite, i playoff paiono utopia ed il futuro è legato ad un grande punto interrogativo proprio nell'anno del centenario. Per alimentare un barlume di speranza in ottica spareggi, non c'è alternativa ad un percorso netto nelle prossime 3 gare. Magari, con una dedica particolare a chi per 42 anni è stato il medico speciale dei diavoli. 2 invece sono i responsi diffusi nel girone F di Serie D e si parla di altrettante retrocessioni afferenti il Marino e il San Nicolò, che tra l'altro si incroceranno proprio domenica. Ai teramani si sostituirà il Sulmona dell'onorevole Scelli, fresca di ritorno nell'ex quarta serie, a 18 anni di distanza. Punti pesanti sono in palio in diverse sfide salvezza che coinvolgeranno le altre 3 abruzzesi. Per avere la certezza dei play-out, il Celano ha l'obbligo del successo contro una Strea che non ha più nulla da chiedere al campionato. In viaggio invece sia l'Angolana che la Miternina. I pescaresi di Miani tenteranno l'exploit a Termoli, mentre il calendario sorride agli aquilani. Anche un punto a Fidene potrebbe fare da preludio alla permanenza diretta per il team di Angelone, in vista dell'ultimo impegno stagionale contro il già retrocesso Marino. Ma il finale resta apertissimo a più di un epilogo, come quello che garantirà ad una tra San Cesario e Samba di traguardare la Lega Pro. Entrambe recentemente affette dalla sindrome del braccino corto, la sensazione è che molto, se non tutto, si deciderà proprio domenica, con i laziali che rischiano Civitanova e i rossoblù a ricevere l'Isernia per un finale da batticuore. Eccoci tornati in studio. Allora, vogliamo entrare un po' in clima derby. Io vorrei iniziare proprio con Aureli e vorrei insomma chiedergli... Partite un po' avvantaggiati mentalmente per questo derby, forse anche avete trovato un po' l'allenatore giusto che, come si diceva nel Focus On, può rispondere di più a quelle che sono le ambizioni della società, forse maggiore rigore dello spogliatoio, comunque insomma Pagliari sembra aver trovato le chiavi della squadra almeno per il momento. Quindi insomma mentalmente vi sentite un po' avvantaggiati in questo derby rispetto anche alle condizioni del Teramo che non sta vivendo un momento esaltante? Ma io non credo che ci siano grandi margini di vantaggio alla vigilia di questa partita molto molto importante, anzi
Io punterei più sul fatto che il Teramo, da squadra sicuramente molto quadrata, è tra le migliori forse del nostro girone, stia passando un momento negativo e come forse un animale ferito voglia riscattarsi alla grande davanti al proprio pubblico in una partita comunque in cui tutti tengono come un derby. Quindi dobbiamo avere forse il 110% di attenzione in più per fronteggiare un avversario di grande valore che ha delle individualità importanti, ma soprattutto un collettivo che si esprime soprattutto davanti al pubblico amico giocando un calcio anche insomma discreto, insomma, per quello che sempre molto regole. Diplomatico Aurelio, d'altronde non ci sorprende questo. Ci mancherebbe. Noi dal canto nostro siamo, ripeto, sicuramente A chi dice magari che sì, si è vinto queste due partite, però con due squadre che comunque erano nei bassi fondi, quindi bisogna attendere test più probanti. No, le ultime partite, se guardiamo la classifica, tutti si giocano la vita. Qualcosa, chi sì. Si gioca i playoff, chi versa, gioca play-out, retrocessa, chi sì. Deve salvarsi. La partita avversa la possiamo inquadrare come una squadra che non ha più nulla da dire al campionato e hanno giocato una grande tranquillità con dei ragazzi molto molto validi. Lo stesso Teramo ha avuto difficoltà, mi ricordo, a superarlo in casa, addirittura credo che sbagliarono anche un rigore con i giocatori avversa, così come sì. In altre occasioni sono stati sconfitti di misura. E noi avevamo il cemento nel cervello, un blocco mentale perché non si riuscisse. Forse quella era la partita più difficile, sì, infatti. È vero, siamo in svantaggio, l'abbiamo ripresa e da lì poi è iniziato il nostro campionato. Gavorrano sarà un brutto cliente anche domenica per l'Aprilia, mi auguro, così come... Se lo augura anche il Chieti, insomma. Esatto, così come il Foligno per il Chieti, sono squadre assolutamente da prendere con le pinze perché sono questi ultimi minuti di campionato possono regalare delle sorprese a tutti, quindi... attenzione a chiunque si affronta, a maggior ragione con un derby, una grande squadra come te. Volevo passare invece in Serie D un attimo, perché De Angelis conosce bene, oltre che la Serie C, anche la D, in particolar modo il girone F, no? Samp San Cesario, a questo punto chi vedi De Angelis come principessa? Beh, ovviamente da marchigiano mi auguro che sia la Samp Benedettese. Credo che sia la Samp per i segnali che si sono intravisti nelle ultime settimane, cioè la Samp perdeva 3-0 in casa con San Cesario e ha fatto 3-3. Perdeva 1-0 in casa con il Termoli e ha pareggiato al 95esimo. Pareggiava in casa due settimane fa, non ricordo, con la Midernina forse, e ha segnato al 95esimo. Perdi a Pesaro e il San Cesario perde in casa. Io credo che questi sono piccoli segnali che nel calcio vanno interpretati e secondo me domenica ci sarà il sorpasso, perché il Cittadinese ha assolutamente bisogno dei punti. Sì, domenica è una giornata decisiva, sì, secondo me. In Serie poi la Cittadinese ha dei giocatori abbastanza importanti per la categoria. Qualcuno lo conosce. Mattia Bisu, mio ex compagno, Covelli, il centrocampista dell'Ascoli, adesso non mi viene il nome, ex giocatore. La Vista. La Vista, Giorgio Galli. Stiamo parlando di una squadra decisamente forte che nelle partite decisive potrebbe battere chiunque. Io credo che domenica la Samp sarà in testa. Allora, noi adesso ci andiamo a sentire però il direttore sportivo, anzi responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio, Ercole Di Nicola, giusto Ludovica? Esatto. Questo contributo realizzato da Andrea Costantini. Ecco Di Nicola, è la settimana che porta al derby tra Teramo e l'Aquila, ma prima di parlare di questa partita ovviamente fondamentale, un punto della situazione all'indomani del cambio in panchina, due risultati consecutivi con Pagliari, ma insomma sembra esserci rinnovata convinzione, rinnovato spirito in questo gruppo. Sì, infatti la cosa che è cambiata maggiormente è questa cosa che hai appena detto, sicuramente ci stiamo ritrovando come squadra, ci stiamo ritrovando come ambiente, ci stiamo ritrovando come tifoseria e come entusiasmo. Quindi questi sono tutti i mix che fanno ben sperare per il proseguo del campionato e per un grande playoff da parte dell'Aquila. Ecco, diciamo che se fino a due domeniche fa addirittura si temeva che l'Aquila potesse uscire dalla griglia playoff, ora si comincia a rifare un pensierino più che concreto al terzo posto, cioè entrare al meglio possibile in questa griglia. Sì, ancora non è matematica l'entrata nei playoff, quindi dobbiamo essere concentrati nel raggiungerlo il più presto possibile. È normale che adesso abbiamo qualche chance in più, viste anche le ultime due giornate di campionato, dove noi abbiamo raccolto 6 punti e le altre hanno raccolto un po' meno. È normale che noi sappiamo il valore delle altre squadre, ma è anche normale che conosciamo il valore dell'Aquila.
calcio. Ecco, ogni volta che l'Aquila era sul punto di decollare, poi effettivamente c'è stato un inciampo. Ora ci sono altri segnali positivi, no? Due vittorie consecutive, non ci si può più fermare a questo punto se si vuole arrivare fino in fondo. L'obiettivo della società era quello di raggiungere la prima divisione o direttamente o attraverso i playoff. È normale che tra l'obiettivo e poi quello che avviene sul campo sono due cose totalmente diverse e molte volte proprio i valori vengono contrapposti. È normale che noi cercheremo di fare i playoff nel migliore dei modi e di raggiungere la prima divisione, perché la società e la città se lo meritano. C'è stata quasi una sorta di ideale staffetta tra l'Aquila e Teramo, c'erano delle turbulenze in seno all'Aquila Calcio che ora sono state messe da parte, ora le turbulenze ci sono in casa a Teramo. Che gara vi aspettate voi domenica? Innanzitutto mi dispiace che il Teramo in questo momento è fuori dai playoff. Io precedentemente avevo più riprese detto che oltre all'Aquila la squadra che mi aveva impressionato maggiormente era proprio il Teramo. Purtroppo domenica è una partita che a noi ci servono i punti, al Teramo anche. Sarà sicuramente una partita dura, maschia. Mi dispiace perché comunque io sono teramano d'origine, però purtroppo vinca il migliore. Come la vedi questa partita? Il Teramo quante chance ha di poter mettere in difficoltà l'Aquila, e l'Aquila come si presenta a una gara dopo queste due vittorie dove forse non ha convinto sul piano del gioco ma appunto ha fatto vedere dei miglioramenti? Ma è normale che l'Aquila cercherà di fare come sempre la sua partita, cercherà di imporre il proprio gioco. È normale che il Teramo è all'ultima spiaggia, quindi sicuramente cercherà di far bottino pieno in tutti i modi. Noi dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere precisi, perché sono convinto che domenica a Teramo sarà innanzitutto una bellissima giornata di sport, ma sarà anche una partita che può testare le nostre realtà, la nostra realtà in questo momento. Un ultimo aspetto, volgendo lo sguardo un po' più oltre, playoff, se insomma si dovessero fare, ma pensiamo che l'Aquila ci sia dentro, quale squadra temerebbe di più l'Aquila, se c'è una squadra da temere? Io la squadra che temevo di più era il Teramo Calcio. È normale che adesso, se il Teramo non raggiunge i playoff, sono tre squadre diverse. Cioè abbiamo il Chieti che ha entusiasmo, c'è un De Soso alle davanti che sta facendo la differenza e questo può fare la differenza nei playoff. È una squadra giovane. Poi c'è la Briglia che invece a livello di caratura tecnica si somiglia un po' all'Aquila, ha dei giocatori di spessore. E poi c'è il Bongibonzi invece che fa della quadratura della squadra la sua forza. Sono tre realtà diverse, ma è normale che se l'Aquila fa l'Aquila ce la possiamo giocare con tutte. È normale che se l'Aquila fa l'Aquila un po' meno, è normale che abbiamo difficoltà con qualsiasi squadra andremo a incontrare. Tanto prego De Angelis di stare buono con i suoi racconti. Qui invece, siccome De Angelis l'ha avuto a suo tempo, il ritratto, abbiamo visto come Marco Pace sta ritraendo con la sua caricatura il bomber del Teramo Andrea Bucchi. Allora, dalla regia, andiamo siccome dobbiamo recuperare anche tanti messaggi di prima, però adesso vediamoci le due schede grafiche. Cominciamo dalla D, lo stava dicendo prima De Angelis, voglio sentire un parere però anche da Bresciani Aureli su questa volata finale. Abbiamo inserito anche il Termoli, che si mangia le mani veramente, perché ha scoppito con la Minternina, era in vantaggio, Aureli praticamente si è fatto rimontare, con San Cesario e Samb che sembrano attendere i molisani, poteva clamorosamente rientrare in gioco. Adesso invece? Il Termoli ha fatto una scia incredibile di risultati positivi e si è avvicinato alla vetta, che però insomma, sembra sfuggire proprio sul finale, è un testa a testa tra San Cesario e San Benedettese. San Cesario, se non sbaglio, è anche una mia promossa, San Benedettese sì. Invece le conosciamo bene, che blasone come piazza, sai, magari in una partita difficile come quella di Civitanova, il San Cesario che ultimamente sta un pochino spicchiolando potrebbe cedere, mentre la Samb, spinta anche dalla forza dell'onda d'urto, no? del pubblico, il vero senso della parola, esatto, può anche scavalcarla. E poi insomma l'ultima giornata può sembrare più favorevole al San Cesario, quindi sì. Questa è magari l'ultima vera chance per la Samb. Bresciani ha seguito un pochino il campionato di Serie D quest'anno, l'ho seguito, intanto alla Civitanovese, se non sbaglio, l'allena Giovanni Cornacchini, sì, che abbiamo giocato insieme, e lo ritengo un allenatore bravissimo. Bella coppia di attaccanti era, Cornacchini. Una bella coppia piccola di attaccanti. Sì, magari, però attaccanti insomma, no, nel senso Giovanni è un ragazzo splendido.
Io penso che vinca assolutamente la San Benedettese. Vince San Benedettese a parer mio perché, per il nome che porta, per queste partite che può avere. E poi, come dire, egoisticamente spero che la San Benedettese, anche per un futuro sul Mona, se mai sul Mona avessero le ambizioni, se la San Benedettese l'anno prossimo fosse un'altra categoria, francamente sarei solo che contento. Toglie un posto, insomma. Toglie un posto. Passiamo invece alla Lega Pro in questa volata finale. Qui voglio sentire prima Andrea Bucchi invece, poi sentiamo anche De Angelis e Aureli. Perché questa, ecco, così si compone praticamente la griglia playoff, al momento comprenderebbe da Aprilia a Poggi Bonzi, Bucchi, il Teramo, probabilmente si gioca tutto domenica con l'Aquila, secondo te, sperando che Arzanese magari faccia lo stesso scherzetto che ha fatto al Teramo qualche settimana fa? Sì, dai, mi rilascio quello che stavamo dicendo prima, noi stando dietro di 4 punti, adesso come adesso, non dobbiamo sbagliare niente, dobbiamo sperare, ecco, in qualche passo falso del Poggi Bonzi, che domenica gioca in casa con l'Arzanese, che è una squadra abbastanza quadrata, potrebbe poi va all'Aquila, poi va all'Aquila, sì. Poi al Foligno che si salva come noi, ma sai, poi quando noi in questo momento i calcoli ne possiamo far pochi, nel senso che dobbiamo cercare di innanzitutto di vincere noi, perché poi se tu non vinci poco importa quello che fanno le altre, quindi noi dobbiamo cercare di provare a vincere queste tre partite, fare il massimo dei punti e poi magari vedremo alla fine dove saremo riusciti ad arrivare. Aureli, terzo posto è l'obiettivo dell'Aquila a questo punto. L'Aprilia però ha un calendario forse un po' più semplice, ha il bonus della Versa alla fine, è l'unica ad averlo praticamente, giocherà in casa col Chieti, bisognerà vedere, molto dipenderà da cosa farà in questa trasferta di Cavorrano. Sì, dicevi tu bene prima quando parlavi dell'importanza di questo turno di campionato, la matematica dice che se non dovessimo perdere a Teramo, come mi auguro, siamo dentro ufficialmente. Che è già un bel obiettivo visto che l'anno scorso, visto quanto è successo l'anno scorso, no? Certo, assolutamente. È chiaro che giocarsi i playoff, centrarli è importante, è ancora più importante trovare il piazzamento migliore per poi avere un piccolo vantaggio, perché poi sono sempre partite. L'anno scorso la Paganese l'ha vinta da sesta, sono anche contento. Ne sa qualcosa. Poi la quadratura delle squadre in momenti topici e il carattere e l'esperienza di determinati giocatori può anche uscire fuori a discapito dei piazzamenti classifica, però tutelarsi ulteriormente non sarebbe male. Non sarebbe male. A De Angelis, prima di seguire invece il prossimo contributo, chiedo, siccome mi ricordo i tempi in cui tuo biennio fantastico, insomma, a Teramo, mister era naturalmente Luciano Zecchini, che disse prima dei playoff, quarto, quinto è la stessa cosa. Anzi, terzo o quarto è la stessa cosa, poi invece non fu la stessa cosa perché il Martina vinse al ritorno 1-0 e pareggiò l'1-0 dell'andata del Teramo, no? Sì, guarda, corsi e ricorsi storici, mercoledì abbiamo vinto la finale Coppa Italia, nell'altra panchina c'era Pizzulli, centrocampista centrale del Martina Franca, l'ex Martina, che ci eliminò. Io dissi, oltre ad aver avuto una soddisfazione come allenatore, ho vendicato la semifinale 10 anni fa del Teramo, perché quello era un Teramo, secondo me, non me ne vogliono le altre squadre, più forte di tutti gli altri erano. Ecco, ma perché non salì quel Teramo a distanza di anni? Il Teramo non salì perché... finale un pochino in difficoltà, in discesa. Ero l'unico anziano di quella squadra insieme a Mauro Facci, gli altri erano tutti ragazzini. Sì. Pepe, Motta, Biso, Bagalini, tutti i ragazzini c'erano 23-24 anni. Quindi in questo genere di partite serve la freschezza atletica, ma l'esperienza conta molto. Noi prendemmo un gol a Martina Franca un quarto d'ora alla fine, 10 minuti alla fine, dopo aver dominato in lungo e largo la partita. Cioè, lì una squadra esperta a mezz'ora dalla fine comincia a rallentare il ritmo e a congelare. Invece noi avevamo dei giocatori che continuavano a spingere sull'acceleratore. È la delusione più grande della tua carriera quella? È stata io ho avuto la fortuna di vincere 6 campionati. Appunto, tu sei un po' amuleto. Però lì mi è rimasto un tarlo, sì, perché vedere tutti poi giocare in A in B di quella squadra, io non ci potevo più arrivare. Beh, no, ormai avevo 36 anni. Avevi già dato, insomma. E mi ha dato molto fastidio, però, ripeto, secondo me quella è la squadra più forte con cui ho giocato potenzialmente. Bresciani invece su quel... No, sì. Guardavo questa volata finale, gli scontri. Paradossalmente chi potrebbe aiutare il Teramo è proprio l'Aquila, nella partita che hanno col Poggi Bonzi. Sì. E più sono, ad esempio, se però il Teramo... prima il Teramo si deve aiutare da solo contro l'Aquila. Cioè, sì, no, però per esempio, voi non pensate che le società scaltre, le società sveglie, queste cose qui le guardano. Perché molte volte io penso che per l'Aquila non avere, come ha detto De Nicola prima, ad esempio, io quello che potrei oggi soffrire potrebbe essere il Teramo, quindi sarebbe meglio il Poggi Bonzi, no?
Sì. Sono tutte cose che vanno giocate a scacchi, queste cose, quindi non pensate a tante cose, molte delle situazioni le si guardano con carta e penna a seconda anche della squadra che vuoi incontrare. Dice anche un'altra chiave di lettura che è interessante dall'alto dell'esperienza di Bresciani. Adesso invece noi ci andiamo a sentire un altro contributo firmato, poi messaggi e face to face, giusto Ludovica? Sì, andiamo a vedere un contributo realizzato per noi da Massimo Lupacchini, che ha intervistato il direttore generale del Chieti Calcio, Luciano Di Giampaolo. Luciano Di Giampaolo, partiamo da questo momento che ormai dura da 10 giornate, il Chieti in serie positiva, ha piazzato l'accelerata definitiva, playoff ormai conquistati o no? C'è la partita di domenica che è decisiva, che è quella con il Foligno, perché c'è lo scontro diretto Teramo L'Aquila, per cui prima di gioire e di dire che l'obiettivo è raggiunto, aspettiamo domenica. È chiaro che noi ci crediamo e lo vogliamo chiudere subito il discorso domenica e poi eventualmente preoccuparci della posizione migliore da raggiungere nelle gare successive. Somiglia alla stagione dell'anno scorso, no? Quando il Chieti anche da febbraio in avanti, febbraio-marzo, piazzò l'accelerata decisiva che poi portò alla finale playoff. Speriamo che l'epilogo finale sia diverso quest'anno, però è un po' simile come stagione, siamo anche noi sorpresi e nello stesso tempo contenti di aver raggiunto l'obiettivo che era insperato all'inizio, per cui cerchiamo di goderci il momento di gloria, sì, però dobbiamo rimanere sempre concentrati, umili e con i piedi per terra, perché il calcio sta dimostrando che ogni giorno ci sono delle novità, per cui dobbiamo prima conquistare i punti in campo e poi gioire eventualmente. Contro la Vigor Lamezia è aumentato il pubblico, domenica giornata nero-verde, l'auspicio è proprio quello di raccogliere più tifosi possibile, no? Ma noi nei campionati dilettantistici avevamo veramente un grande pubblico e un grande tifo che ci ha aiutato tanto nei momenti di difficoltà, si diceva che era il 12° in campo, ma veramente. Purtroppo con l'arrivo nella categoria superiore, con tutte le leggi che ci sono, le precauzioni e tutti gli obblighi, il numero è un po' sceso. Noi speriamo che domenica, con i risultati ottenuti e con il bisogno che abbiamo di fare il risultato, torni il pubblico delle grandi occasioni, visto che stiamo arrivando proprio alla fine del campionato, e che ci dia quella spinta in più per riuscire a vincere questa partita delicatissima. Ed era il nostro Massimo Lupacchini con Luciano Di Giampaolo, intanto la trasmissione parallela sta decollando. Per ricordare anche una cosa importante naturalmente del Chieti, c'è la giornata nero-verde, quindi si può entrare pagando 5 euro il biglietto di curva, 10 euro quello di tribuna, partita molto importante per il Chieti, alla vigilia poi dello scontro diretto contro l'Aprilia, ne parleremo diffusamente di questo, è una promessa che facciamo ai tifosi nero-verdi, siamo presi un po' una pausa a livello di ospiti con loro in queste 2 settimane, ma torneremo a parlarne abbondantemente dalle prossime puntate. Adesso messaggi, Ludovica, e poi face to face, quindi corriamo a vedere gli input da casa, il primo leggo io, forza L'Aquila, nostro unico grande immenso amore, questo sintetizza la grande, certo. Andiamo avanti. Finalmente Serie D, grande ragazzi, Giorgio e tifosi, un grazie particolare per il presidente. Presidente Scelli, quindi parliamo di Sulmona ovviamente. Buonasera a tutti, saluto il grande Bomber Bucchi e il nostro bravo e persona seria Aureli. Sono un tifoso dell'Aquila e spero che sia una bella partita e che entrambe le squadre disputino i playoff. Noi ci crediamo. Forza L'Aquila. Bel messaggio dal nostro tifoso aquilano, grazie. Grande Sulmona, finalmente nel tuo campionato. 18 anni dopo, sì, una grande impresa quella della squadra Perigna. Questo l'abbiamo già letto, lo bissiamo anche per farlo capire meglio. Al di là di un arbitro impresentabile, mi sembra che una squadra che vuole la C deve avere un altro atteggiamento. Il prof da San Benedetto. Deve avere un altro atteggiamento, voglio chiedere a De Angelis, visto quello che è accaduto a Pesaro, dove tu hai lasciato anche un altro grande ricordo. Possiamo rientrare in studio. Sì, scusatemi, stavo leggendo i messaggi, vorrei fare un messaggio a una persona scomparsa, al dottor Nino Bonolis. Sì. Mi dispiace veramente tanto, una persona con cui ho lavorato al fianco, una persona splendida e che sentiremo la sua mancanza. 42 anni nel Teramo. Io lo chiamavo lui il vero presidente Colonna insieme alle Orastelli, il magazziniere. Sì, loro due erano praticamente i proprietari della storia del Teramo, 42 anni e 40 credo lì siano. I custodi veramente della storia del Teramo. Mi fa piacere che tu l'abbia ricordato, vi anticipo anche che verrà ricordato
con delle sorprese, con una bella gigantografia il dottor Bonolis domenica. Non so se De Angelis potrà essere presente, credo di no. Perché... No, abbiamo l'ultima partita di campionato. Esatto, anche se non conta niente. Anche se per noi non conta niente, però dobbiamo andare. Allora, adesso è il momento riservatissimo, poi naturalmente continueremo a dare spazio a voi da casa, però dobbiamo correre perché adesso c'è il momento del face to face tra la nostra Ludovica Giammarino e il DG del Sulmona Calcio, Bresciano. Bresciani, originario di Lucca, per lei che ha girato tanto nella sua vita calcistica, qual è la dote che riconosce di più la sua terra? Beh, la Toscana è certamente una regione molto bella, dove ci ho vissuto fino a 14 anni prima che andassi a Torino in collegio dove ho fatto tutte le trafile del Torino. Toscana è bella, bella perché c'è il mare, perché c'è turismo, perché c'è una... ritengo anche che siano sufficientemente simpatici. La Toscana è una regione che mi piace molto, devo anche dire, e questo l'ho già espresso in precedenza, io non conoscevo l'Abruzzo e mi ha particolarmente colpito, è una regione che a me è piaciuta, peccato che si conosca poco, quindi un messaggio alle istituzioni di far conoscere di più l'Abruzzo perché è veramente una terra molto bella. Ecco, da atleta ha girato ben 13 città, dove tornerebbe anche soltanto per un fine settimana? Beh, Napoli ci vado spesso, sono stati 2 anni da giocatore, nei tempi di Antonio Careca, di Fonseca, insomma una squadra molto forte e quindi oltre che essere una bella città la ricordo anche per degli ottimi successi avuti in quei 2 anni. Lei si è formato in una scuola storica, quella del Torino. Cosa le ha insegnato più di tutte, insomma, questo periodo di formazione? Beh, intanto mi verrebbe di dire la prima cosa che ci hanno insegnato è di odiare la Juventus. E questo è stato la prima cosa che noi siamo, quando siamo arrivati al mitico Philadelphia, in effetti Torino, la città è del Torino, è dei tifosi Granata. Il Torino è una società scomparsa, sono caduto questo aereo che cade a Superga, la squadra più forte al mondo. Un altro giocatore straordinario come Gigi Meroni viene ucciso mentre attraversa le strisce pedonali. E il Torino è sofferenza, è un qualcosa io ritengo forse unico. Il tifoso del Torino è un tifoso diverso, ritengo, dagli altri, che vive sempre vissuto sotto la Juventus, è sempre stata la seconda squadra e certamente io poi ci ho fatto 8 anni, 4 anni in Serie A con una finale di Coppa UEFA persa senza perdere contro l'Ajax e ricordo alle 4 o 5 la mattina ritornando all'aeroporto a Torino, potrei dire 5, 6, 7 mila tifosi piangendo ancora a ringraziarci, per me il Toro significa questo. Ecco, quella stagione, proprio quella della Coppa UEFA, fu una stagione magica per lei, con ben 13 gol. Poi perché non si è ripetuto negli anni successivi? Beh, questo è stato sicuramente da giocatore forse un mio limite, quello di aver fatto molto bene dai 19, 23, 24 anni. Dopo c'è anche da dire, io sono andato a Napoli e davanti a me avevo giocatori importanti come Careca, come Fonseca, come Gianfranco Zola, come Paolo Di Cagno. Tra l'altro ebbi 2 infortuni molto seri, quindi mi hanno portato via 1 anno e mezzo di infortuni. Poi dopo il mio modo di giocare è esattamente cambiato, è cambiato perché anche con Renzo Olivieri giocavamo con il 4-3-3 quando in effetti io facevo la prima punta, ma le vere punte erano gli esterni, che era Morello, era Nervo e loro facevano. Quindi sono stato da quei 13 reti, come lei mi ha ricordato, il mio modo di giocare è cambiato e quindi ero più un rifinitore, anche se facevo sempre i miei 5-6 gol a campionato. Pensa che siano stati davvero gli infortuni ad aver penalizzato di più la sua carriera e quale è pesato di più? No, non sono solo gli infortuni, molte volte la cosa che alcuni allenatori che io ho avuto, che ho risentito magari negli anni passati, ti dicono potevi fare di più. Questo il potevi fare di più certamente da una parte ti lusinga perché evidentemente eri un giocatore di,
di qualità, dall'altro punto di vista sicuramente hai fatto meno, però io ho fatto tutte le trafile delle nazionali, ho fatto l'Under 21, ho fatto oltre 300 partite dei professionisti, ho fatto 8 campionati di Serie A, ho fatto una finale di Coppa UEFA, ho fatto una semifinale di Coppa Italia, ho vinto 4 campionati, ritengo che qualcosa si abbia fatto, poi certo che si può fare sempre di più, su questo non c'è dubbio. Ecco, parlava prima degli allenatori che ha avuto, a quale è rimasto più legato, ad esempio tra Lippi, Gigi Radice e Olivieri? Bene, dico un altro al quale sono particolarmente legato da un punto di vista personale e perché a un'età che mi ha allenato a 28 anni, quello che mi ha insegnato più di tutti, che è Francesco Giorgini di Giulianova. Le due annate che lei ha trascorso a Bologna meritano un po' di essere approfondite. Amatissimo in città, e, insomma, perché? Ci vuole raccontare anche, diciamo, i festeggiamenti che ci sono stati a Bologna? Beh, Bologna è una città che sono, in effetti, anche io sono molto legato. Noi abbiamo vinto due campionati, di C1 e di B. Stiamo vedendo anche le immagini. Questo sì, questo è il gol che dalla Serie B andiamo in Serie A, che sì, contro il Chievo al 94esimo ci portò in Serie A, dopo anche il Bologna, dopo 8-9 anni. Queste sono le classiche cose che ti fanno entrare nel pieno dei tifosi, della gente, tuttora, voglio dire, a Bologna, dove io tra l'altro abito, succede spessissimo che mi venga ricordato questo gol. È chiaro che è la tua fortuna di trovarsi in quel momento preciso a colpire una palla di testa che ti porti la serie, e poi avere Renzo Olivieri il 6 giugno ancora col cappotto, perché lui portava sempre il cappotto anche a giugno, insomma. La sua più grande gioia calcistica, per sintetizzare, invece la sua più grande delusione? Beh, la gioia più bella è quella di aver disputato la finale contro l'Ajax, una squadra dove c'erano i fratelli De Boer, c'era Van Gaal allenatore, c'era Bergkamp, c'era Jonk, una squadra fortissima. Aver potuto giocare queste due finali, aver giocato 30 minuti contro il Real Madrid, queste sono le cose che certamente ricordo. Ricordo, ovviamente ho anche una retrocessione col Torino, una squadra fortissima, nell'88-89 siamo retrocessi. Le delusioni fortunatamente si possono sempre recuperare la domenica successiva con un risultato. Questo lo vedo anche adesso da dirigente, quando ho fatto il Pergo Crema C1, la C2, qualsiasi, perché poi il calcio per me è uguale, non importa le categorie, perché va dato rispetto dalla terza categoria alla Serie A, tutti lo fanno con il massimo dell'impegno, con la propria capacità, però bisogna essere persone, soprattutto i dirigenti, responsabili, e avere e soprattutto non avere timore delle scelte che si fanno, e se si sbaglia bisogna avere anche la forza di ammettere che si è sbagliato anche nei confronti, ripeto, del tuo proprietario, della città e dei tifosi. Qual è stato il suo ultimo pensiero prima di appendere le scarpette al chiodo? Beh, intanto devo dire che io ho smesso a Siena, avendo ancora 2 anni di contratto, per un problema cartilagine al ginocchio che ho dovuto poi smettere. Devo dire, quello che a me oggi manca non è il calcio giocato, è più, come penso potrà dirtelo anche altre persone qua presenti, a me manca lo spogliatoio, mancava lo stare mezz'ora prima e uscire un'ora dopo, perché poi il calcio, quando tu fai 300 partite, presumo sia anche sufficiente, insomma, non è che devi continuare tutta la vita a giocare. Quello che mi manca sono i massaggiatori, il dottore, il magazziniere, le critiche. Ecco, io tra l'altro accettavo sempre le critiche, le ho accettate anche da giocatore, da dirigente, accetto anche quelle non costruttive, perché c'è sempre qualcuno che vuole dirti qualcosa anche in quelle non costruttive. L'importante è capire quello che ti vuol dire, basta che non sia un'offesa ovviamente, e sulla quale dopo tu vai a casa, ci ragioni, ci pensi. Questa è la figura, penso, di un dirigente. Grazie allora Giorgio Bresciani, è stato un vero piacere poter ripercorrere insieme la sua carriera, e un grande in bocca al lupo per la sua carriera ancora aperta da dirigente. Grazie, crepi. Noi ci separiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi perché abbiamo la terza fascia di Fair Play. Bellissima intervista quella condotta dalla nostra Ludovica a Giorgio Bresciani, però una risposta mi ha veramente colpito, quella di Francesco Giorgini come allenatore che più di ogni altro, dal quale più di ogni altro ha preso, sì. Giorgio Bresciani. Sì, è vero, io ho avuto la fortuna di avere sicuramente allenatori
che sono stati importanti, da Gigi Radice, Emiliano Mondonico, Lippi, no? Marcello Lippi a Napoli, Ottavio Bianchi, Nedo Sonetti. Eppure devo dire che Francesco Giorgini è quello che mi ha insegnato da attaccante dei movimenti che altri non me l'avevano fatto. Francesco Giorgini è una persona splendida, è un allenatore che non capisco di questi, al di là della Ternana di un paio d'anni fa, che dove lui è più stato, sì, non possa aver avuto un successo da allenatore di altre categorie. Io sarei uno di quelli che ha una squadra, dovessi prendere in mano una squadra importante, Francesco Giorgini ad esempio lo contatterei per portarlo con me. Questo è un bel messaggio verso Francesco Giorgini, che chissà, magari ci starà seguendo da casa, però adesso noi vogliamo fare, mi fa piacere perché oltre ad essere una bandiera giulianova, una persona veramente splendida, di cuore, di vecchio stampo, insomma, Francesco Giorgini, prima da giocatore e poi da allenatore, che si è tolto tante soddisfazioni nella sua cittadina. Però De Angelis, abbiamo preparato un altro scherzetto, perché adesso c'è il contributo filmato a un suo ex compagno di squadra di quel Teramo straordinario, che ha avuto il piacere di ascoltare domenica scorsa. L'ha nominato lo stesso De Angelis, si tratta di Mattia Bisio, centrocampista della Civitanovese. Mattia Bisio non è un personaggio qualunque, ritorna a Teramo, le tue sensazioni? È sempre bello, poi quest'estate ero venuto per purtroppo per la morte del presidente, e sempre bello, mi sarebbe piaciuto rigiocare a Teramo una stagione, però vabbè, non c'è stato modo, e peccato, vabbè, che mi dispiace per loro, che non sono neanche una brutta squadra, sinceramente abbiamo visto squadre, ho visto squadre peggiori, però quando gira male sono quelle annate particolari che anche noi stiamo rischiando di retrocedere con una squadra forte, però quando magari poi ti manca qualche giocatore squalificato, qualche infortunio, ci sono queste annate che è sottile la linea tra magari far bene e retrocedere, tra vincere un campionato e retrocedere, e loro hanno dimostrato di essere una buona squadra, secondo me. Tornando al passato, le sensazioni che magari per un attimo hai ricordato nella tua mente, insomma, anche se in questo palcoscenico, questo piano d'accio è ben diverso dal vecchio comunale. Sì, no, io sono affezionato al vecchio comunale, con tutto il rispetto per questo stadio, però noi, per noi quello era lo stadio, con la nostra curva, e quindi ha fatto un bellissimo impianto, ci mancherebbe, però le emozioni che mi ha camminato quello stadio, quelle due annate belle, C2, la vittoria, il campionato, il playoff in C1, con giocatori forti che poi abbiamo fatto anche una bella carriera, insomma. A differenza di due lustri, c'è ancora qualche rimpianto per quella stagione, per quello che poteva essere e non è stato? No, sì, quando vedo anche Gianluca De Angelis, che poi ci vediamo, che allena la Fermana, così, sì, un po' di dispiacere c'è, perché quando perdi i playoff c'è sempre un po' di dispiacere con una squadra che noi forse ci abbiamo messo tanto a capire che eravamo veramente forti, perché Pepe aveva 20 anni, veramente era ancora giovane, poi c'era Motta, che all'inizio era partito un pochettino, veniva a sostituire Mirtai, aveva pagato un attimino così, aveva pagato un attimino Dazio all'inizio, però dopo siamo venuti fuori, eravamo forse la squadra che giocava meglio. E peccato, vabbè, c'è Carrozzieri, Molinari, insomma, una bella squadra, simpatica. Biso in D è un pochino, insomma, è strano vederti, insomma, in questa categoria, visto che sembri giocare con un piede solo. Vabbè, sono vecchio, questo, l'anno scorso ero in C1, poi ho finito a Monza e non avevo niente, mi ha chiamato Antonelli, che è stato il mio presidente ad Ascoli insieme a Benigni, e quindi mi ero rotto le scatole di stare a casa, poi non avevo non ho chiamato nessuno in particolare, ma poi si dimenticano subito magari, quindi poi neanche io sono un orso, non è che sto a chiamare, magari potevo anch'io far qualche chiamata in più, ma non è nel mio carattere, ho detto, se qualcuno mi vuole mi chiama, non mi ha chiamato niente di particolare, poche offerte, comunque troppo lontane dal calcio. Strano. E vabbè, ma il calcio, devi avere un pochettino di chiamare, devi avere canali, procuratori, se non mi conoscono a 35 anni, penso che una C potevo ancora farlo, sinceramente, ma in maniera, la B è troppo lunga e faticosa, non c'ho più
l'età. Adesso tornerai a Teramo per la festa del centenario, sì, no? Sì, sì, sì. Quando è che è? Sarà a fine giugno, il 28 giugno. Sì, non è già fissata la data. Sì, sì, me l'hanno chiamato e sicuramente ci sarò. A De Angelis, il nostro Ivo Reti ha preso, come si fa con gli scolaretti a scuola, Sì, non ero attento. Ma cosa vuoi rispondere a Mattia Avviso, che non so perché giochi in Serie D anche se ha 35 anni, perché vedendo il livello della seconda divisione, beh, nei centrocampi che ho visto in seconda divisione quest'anno lui gioca ma alla grande, facendo la differenza. Beh, io innanzitutto sono miopi direttori sportivi, oppure sono molto legato a Mattia, oltre che essere stato un grandissimo compagno di squadra anche umanamente, perché è un ragazzo eccezionale. Sono d'accordo, non si capisce come mai Mattia sia relegato in una squadra di Serie D. Per me è un giocatore, stavo dicendo adesso al direttore bresciani, un giocatore tecnicamente per me può fare tranquillamente la Serie A. Lui credo che abbia pagato dazio nella sua carriera, anche se ha giocato anche in Serie A nel Catania. Sì, il fatto di essere troppo buono, e questo buonismo lo trasmetteva anche in mezzo al campo. Forse se fosse stato un po' più cattivo con i mezzi qualitativi, tecnici e fisici che aveva, avrebbe avuto secondo me grossi livelli per tanti. Quel gol con il Lanciano te lo ricordi? Tu non giocavi forse in quella partita? Sì, ero in tribuna, c'avevo il collaterale lesionato e me lo ricordo benissimo. Non hai potuto nemmeno esultare, quindi. No, ma io ricordo un particolare importante di quella stagione. In una partita importante di C1, se non sbaglio, forse in casa con la Samp, si mise a palleggiata per terra con il tacco, ma durante il campionato, non parlo. Cioè lui dentro l'area di rigore nostra si alzò col tacco, fece due palleggi e poi rilanciò il nostro compagno. Ho detto questo è un pazzo, ho detto dentro di me. E invece era proprio per lui partita e allenamento era uguale. Veniva al campo con due cani. Noi ricordo che nel Mestre di Calderisi, prima che il Teramo lo prendesse, non giocava Mattia Avviso. No, stava al Tempio di Pausania prima. Forse ancora prima, è vero, forse al Tempio Pausania. Portava due cani, Rosolino e Orso. Noi una partita d'allenamento con Zecca, che era il padre putativo di Mattia. Durante la partita mi giro, trovo questi due cani in mezzo al campo durante questa amichevole e il mister disse vabbè, ma tanto a Mattia o i cani è uguale, non c'è problema, disse. Ci sono personaggi così superanti nel calcio di oggi, Aureli? No. Anche nel lago, non so. Ma no, da noi no, da lui no. Da noi no, diciamo un po' più ordinario ancora come situazione. Bucchi è rimasto sorpreso dal gol che ha fatto a Lanciano da metà campo. Vabbè, ma penso che per lui... Tra l'altro hai visto il contesto, no? Sì, sì. Era ben differente. Vabbè, senza nulla togliere a Pianotaccio, che è uno stadio, diciamo, questo, però quello che però, forse insomma, più per... c'è Marco Pace che ti ha trattato, adesso lo vediamo, la sua caricatura, perché Marco Pace ti ha visto tra l'altro così, e forse questo è anche un pochino corresponsabile di quello stadio di Pianotaccio, non so se riusciamo a vedere, eccolo qui, perché con le stampelle, è corresponsabile anche il manto, che ci dicono essere, me l'ha detto anche Mattia Avviso, al di là di questa intervista, molto molto duro, forse troppo, e che mette in difficoltà in effetti la muscolatura dei giocatori. Si è un po' consumato adesso, non vorrei, ecco, il dottor Cantagalli magari si arrabbia, a parte gli scherzi dico che sì, è un campo un po' particolare, perché dopo tanti anni si è indurito, si è consumato, effettivamente giocarci sempre crea dei disagi. E questo durante l'anno, infatti, magari chi più chi meno, i problemi ce li abbiamo tutti. Bresciani preferisce il campo sintetico oppure i vecchi campi in erba naturale? Sono per i campi in erba, però capisco anche che la tecnologia oggi ti impone di guardare oltre. Ad esempio, sul Mona non può non avere un sintetico per la temperatura, perché non possiamo rimandare le partite, perché il settore giovanile lo può fare. Io, ad esempio, Cesena, i miei amici di Cesena che hanno fatto questo bellissimo campo, però la palla rimbalza in maniera diversa. Poi magari ci sono anche alcuni che, proprio perché giocano sul loro campo sintetico, riescono a fare le loro fortune quando arrivano le squadre che non riescono a giocare, no? Normalmente nel proprio campo. Però io mi piacerebbe ancora un calcio dove la palla rimbalza in un certo modo e dove il prato deve essere certamente all'inglese. Aureli, a proposito di impianti, si parlava di Sulmona ma anche dell'Aquila, le ultime novità magari, si è un po' fermi forse? Sì, diciamo che gli ultimi accorgimenti che erano stati poi
scelti per il discorso togliere le barriere, poi ci fu l'ipotesi addirittura Fossato, avete seguito anche voi insomma la vicenda che è legata allo stadio d'Acquasanta, che sarà, se Dio vorrà, in tempi rapidi anche il primo stadio di Lega Pro senza barriere, quindi anche con diciamo, un impatto culturale molto molto forte su quello che è il nostro territorio, su quello che è un po' il calcio professionistico. La gente vuole sapere, si arriverà a giocare a settembre nel nuovo impianto oppure in effetti ci sono allora, difficoltà concrete? Oggettivamente ci sono ancora difficoltà e io purtroppo credo che non ce la faremo ad avere all'inizio del prossimo campionato lo stadio pronto. Diciamo che risposte più precise ci devono arrivare sia dalla ditta che ha vinto l'appalto dei lavori, sia dalla committenza, quindi l'amministrazione e il provveditorato delle opere pubbliche. Diciamo che negli ultimi periodi non va ancora in esecutivo le ultime modifiche apportate per togliere le barriere definitivamente intorno al campo e lasciare soltanto una parte davanti la tribuna che verrà costruita per il settore ospite. E a voi serve in modo particolare perché sappiamo quanti punti vi ha tolto il Fattori quest'anno, insomma, no? Perché il fatto che gioca al rugby il giorno prima. La coabitazione con il rugby è storia decennale, però. Una convivenza difficile. Difficile se non altro perché poi malauguratamente quest'anno ci sono stati parecchi incroci, parecchie partite rinviate del rugby o nostre che poi si sono intrecciate nei recuperi, insomma non è facile avere uno stadio per due campionati, chiamiamoli di vertice, loro sicuramente della loro massima serie, noi comunque un campionato professionistico, vi assicuro che non è per niente facile, poi ci sono stati anche altri campi, insomma ha giocato per un periodo a Miternina, la temperatura sappiamo benissimo che all'Aquila è ostile, quindi il discorso di sul che faceva anche Bresciani, insomma vale anche per noi, quindi insomma. Insomma, adesso invece andiamo a vederci i messaggi da casa, abbiamo parlato anche di impianti, vediamo qualche messaggio, poi vedremo anche come scenderanno le nostre abruzzesi in campo, ne abbiamo non so quanti, proviamo a leggerli tutti, non ci siamo con la matematica, però è un punto da non buttare per l'angolana, se manca il gol di De Matteis ci pensa ad Ancona. Ciao da Mirko che ringraziamo per l'angolana, appunto comunque importante, ora si giocherà tutte le speranze di salvezza diretta nelle ultime due partite. Andiamo avanti allora con gli altri input da casa. Buonasera a tutti, domenica si deve vincere, punto e basta. Forza l'Aquila sempre, Massimiliano. Massimiliano è un irriducibile nel senso che scrive sempre da noi, quindi noi lo ringraziamo, è stato perentorio. Ma perché non la smettiamo con questo clima così arroventato da critiche a volte nella nebbia e non pensiamo al bene di questa squadra, di questo presidente che tanto ci ha dato? Le polemiche sterili portano soltanto a sfasciare il giocattolo. Mi chiedo, chi vuole questo e perché? Sara. Probabilmente Sara si riferisce al Teramo, penso, no? Bucchi, credo di sì. Il presidente verrà forse domenica al campo? Sapete qualcosa? L'avete risentito? Io me lo auguro, però su queste cose, dico la verità, sono cose che noi giocatori dobbiamo tra virgolette un po' estranearci perché sono scelte e decisioni del presidente, dobbiamo rispettarle perché sono le sue, diciamo, ecco, lui ha valutato che fosse giusto fare questa scelta e niente, non dobbiamo pensare solo a scendere in campo, d'altronde siamo pagati per quello, per pensare a fare allenamenti e scendere domenica in campo. Prossimi messaggi allora, chiedo a Gilberto Marinozzi dunque della regia, speriamo che gioca Ciotola. Che bello su quel terreno di gioco, i difensori se li porta a spasso, dice, balla la tarantella, forza l'Aquila, simpatico questo messaggio, Ciotola l'ha fatta ballare la tarantella l'andata, mi sembra proprio così, oltre a fare il gol, anche se era un po' viziato da un tocco di mano, però comunque fece una partita strepitosa, mamma mia quanto è lungo. Bresciani, che stai dicendo? Devi pagare ancora 4 rimborsi, devi pagare ancora l'abbigliamento sportivo, devi pagare l'affitto del campo che avete utilizzato per la preparazione, devi pagare altri hotel e ristoranti, devi pagare i pullman, ma la cosa più bella è che l'hotel Manhattan, dove il Sulmona ha effettuato il ritiro la scorsa estate, ha richiesto il pagamento ai calciatori e allo staff. È una vergogna. Il Sulmona in Serie D farà fatica a ripartire. Allora, un messaggio che leggiamo perché diciamo che non ci sono proprio accuse gravi nei confronti della persona, però Bresciani è stato veramente un signore a dire si possono leggere tutti i messaggi, sono qui per rispondere. Certo. Intanto Bresciani devi pagare, Bresciani non è lui, non magari pagare niente, insomma. La società quest'anno è una società che sta pagando i propri rimborsi, i ragazzi andranno via con il loro dovuto. Le altre cose sono cose che oggi il calcio ti dice, purtroppo aspetti uno sponsor che non arriva, ma queste cose sono delle accuse che arrivano e tra l'altro non è nemmeno per la mia testa difficile da capire da chi sono arrivate.
sono arrivate forse da qualcuno che magari è invidioso, qualche ex giocatore, qualche, forse anche. Sicuramente qualche ex. Però ecco, chiaramente la gestione dell'anno scorso è una gestione che io non c'ero, quindi non so quello che è accaduto. Quest'anno posso dire che i ragazzi del Sulmona non hanno creato problemi, hanno avuto i loro rimborsi. Poi certamente, come ogni società di calcio, dovrà pagare l'ultima parte dell'abbigliamento, dovrà pagare un albergo, ma se noi andiamo a vedere le squadre professionistiche succede questo. Quindi è chiaro che questo tipo di messaggio viene da qualcuno che forse è particolarmente geloso e invidioso dei nostri successi e che tira fuori perché si deve pagare, non so, quattro magliette o ancora un pasta o un ristorante. Quindi è chiaro che è qualcuno che può darsi che fosse stato con noi e che correttamente lo abbiamo mandato a casa. Allora, risposta comunque plausibile da parte del DG del Sulmona Bresciani. Noi proviamo a leggere un po' tutti i messaggi che ci vengono recapitati. Bresciani si è dimostrato essere un signore e vuole rispondere anche a queste accuse, insomma, indirettamente, che erano rivolte anche a lui. Allora, prossimi messaggi, proviamo a esaurirli, non so quanti ne abbiamo. Complimenti a De Angelis per la clamorosa affermazione, affermo ci credevano in pochi, vero? E poi volevo aggiungere che uno come De Angelis è da Serie A, dice Fernando. De Angelis, ci credevano in pochi alla Fermana quest'anno? Penso di sì, fatto un miracolo. Ci credevano in pochi, mi sto chiedendo se ci avessi un parente che si chiama Fernando. Non ce l'ho un parente che si chiama Fernando, lo ringrazio. No, ci credevano pochissimi, anche perché quando sono tornato la squadra era a 14 punti dal primo posto, quindi ovviamente non poteva essere quello l'obiettivo per raggiungere la D. Siete focalizzati. Io la prima cosa che ho detto 7 partite ci portano in D e in effetti... e sono quelle della Coppa Italia, hai avuto ragione. Ancora messaggi, complimenti però perché io mi ricordavo di te come grande giocatore, invece sei anche un ottimo allenatore, mi sa. Bucchi, domenica regalerei all'Aquila una bella tripletta, tu puoi forza di Aquila, dietro una tripletta Bucchi ti chiedono, forse lui. Andiamo avanti. La libertà è un diritto di tutti, meno tasse. Vabbè, poi andiamo avanti. Il 99 è un gruppo di tifosi dell'Aquila Calcio. Dell'Aquila Calcio, quindi, Aureli si è messo d'accordo, ecco qui, che facciamo. Andiamo lì. L'ingresso di Ambrosini così tardivo ha creato grossi problemi alla difesa del Campobasso. Io non cerco scuse, perché comunque magari la si perdeva ugualmente. Però dal momento che è entrato l'attaccante biancorosso, il Teramo ha giocato molto meglio e ha creato difficoltà alla difesa del Campobasso. Certo, col senno di poi, Biagio. Dice Biagio, certo anche che Ambrosini sia un po' inceppato dopo un inizio molto positivo. Chissà magari che non possa tornare domenica a essere l'Ambrosini che si conosceva. A De Angelis è vero che in passato lo chiamavano Schettino? Dice che cos'è questo? Ce la fai in 30 secondi? Questo è l'amico del mio amico Pedro, giocatore di basket, il nostro carissimo amico, 2 metri d'altezza. Adesso vado a casa. Te lo devi tenere buono. Ti spacciamo la casa. Cristian, arriviamo a Giulianova e ti spacciamo. Abita proprio vicino a casa di Giorgini. Ah, quindi potete fare anche sì, un rendezvous lì. Stiamo arrivando. Perfetto, allora andiamo avanti. Grazie al direttore Bresciani, senza di lui tutto questo non ci sarebbe stato. Ecco, insomma, molti messaggi a favore naturalmente di Bresciani. Mi è stato anche. Scusi Bresciani, ma lei a Sulmona come ci ha finito? Non lo so. non lo so. Il rapporto con Maurizio Scelli, dopo mi aveva chiesto di... prima facesse lo spareggio l'anno scorso, che poi hanno perso contro il Casa Castalda, mi aveva detto se potevo aiutarlo, poi aiutarlo e sono rimasto qua, e tra l'altro voglio dire felice di averlo fatto anche, e spero in una maniera giusta. Allora, altri messaggi e poi andiamo a vedere anche magari se ci riusciamo le formazioni, forse. Teramo non mollare, non diamo la vinta a chi vuole disfare una realtà che ci appartiene, dice Nadia, non si riferisce all'Aquila, si riferisce alle polemiche che ci sono state in questo periodo. Buono il pareggio del Chieti in terra toscana, non era facile e un punto che aggiunto ai 3 punti che ci prendiamo col Foligno ci danno la sicurezza dei playoff. Saluti a tutti, Maurizio. Bella la positività di Maurizio, allora. Non servirà molto questo pareggio con l'Angolana, se dura una preparazione per la coda del campionato, Italo. Ci dice Italo sull'Angolana di Miani, allora l'ultimo. Domenica possiamo farcela col Teramo, siamo a un passo dalla meta, credo nel lavoro di Pagliari. E allora, vediamoci se la regia è d'accordo, l'Aquila e Teramo, come vuoi tu Gilberto, come potrebbero scendere in campo? Perché ci potrebbero essere novità, Aureli sull'Aquila, Ciotola in dubbio,
più in prota che Ripa, forse, cosa ci puoi dire tu? Lo so che sei molto diplomatico, non sì, ci dici niente, lo so. Io mi sbilancio anche perché la parte Ciotola come sta? Perché ho sentito comunque si è allenato, quindi... Ciotola oggi si è allenato, potrebbe domani mattina con lo staff sanitario sarà valutato. Di sicuro non ci sarà Pomante, questo è ovvio. Pomante è infortunato, rientra disponibile anche Infantino dalla squalifica. Mm, che dovrebbe trovare il posto al centro dell'attacco, insomma avete una squadra super, quindi... Penso e anche poi... Leuci, ottimo acquisto di Nicola. Sì, uno scambio, tra l'altro è andato via Modesti che era 90... Sì. È arrivato a 92, è utile per, comunque per il fuoriquota, è stata un'operazione sicuramente intelligente a costo zero praticamente. Quindi. Sul pubblico non ci sarà purtroppo l'effetto di qualche anno fa, no? Purtroppo. No, c'è da dare un'informazione brevissima di servizio utile, proprio oggi la questura di Teramo, il GOS si è riunito e ha ufficializzato solamente per 15 tesserati la possibilità di accedere al servizio Porto un amico allo stadio, quindi solo il famoso 15, 1 più 1. Non è dato ben, non è ben preciso da capire come strano, sarà, è una cosa poi cronologicamente i primi 15 che faranno questa operazione, la cosa corsa. Buffa è che la questura ha dichiarato che, i primi 15, che le prime 15 coppie che arrivano allo stadio le fanno entrare al settore ospiti, quindi se malaguratamente qualcuno fa un po' tardi a pranzo a anche se ha preso il biglietto non se, no, questo è vabbè. Quello che dice la questura, poi insomma vediamo, vedremo domenica come gestirà, perché non è compito nostro, ma a quel punto diventa compito neanche del Teramo ma dell'appunto dell'ordine pubblico, insomma. Bresciani, io ringrazio il Teramo Calcio per la collaborazione di questi giorni. Calcio comunque. Dei tempi di Bresciani era ben diverso, fortunatamente, però vabbè, ci sarebbe da riaprire le trasmissioni. Buchi su questa partita, telegrafico, vediamo anche il Teramo come si schiera, poi sentiamo De Angelis. Beh, come 4-4-2 probabilmente, Petrella d'accordo. Bisogna vedere se giocherà dall'inizio. Non so se questa formazione certo, però al di là di questo scena, no, per quanto riguarda loro sono un'ottima squadra costruita per vincere, forte in tutti i reparti, sarà dura però non avrai Pomante contro, però c'è sempre Mucciante più grosso, però penso che tutte, cioè, dove, come pescano bene penso, quindi sarà una partita molto dura. De Angelis, su questa partita tu non potrai esserci, però no, non capisco, ci andremo a vedere i playoff da qualche parte insieme. Non capisco come mai il mister Cappellacci faccia giocare Buchi, questo è quasi che non giochi, però sinceramente vede il mister che pur essendo un bravo allenatore però Buchi no, stavo scherzando, credo che sarà una bella partita. Io sinceramente ripeto, mi dispiace per il direttore, io tifo Teramo. Poi vinca il migliore, come si dice. Poi vinca il migliore. Marco, andiamo a vedere questo ritratto che è bellissimo di Andrea Bucchi, che quest'anno sono state più le partite che ha saltato che quelle che ha giocato, però purtroppo questo è, altrimenti il Teramo forse sarebbe in ben altra posizione di classifica. Sì, siamo in conclusione, andiamo con la consegna del nostro top player, professor Marco Pace. Grazie, Marco. Al bomber del Teramo Andrea Bucchi. C'è un quadretto a casa. Grazie. Felicissimo Andrea Bucchi, ma Marco Pace dopo ti chiede qualcos'altro per domenica, credo, vista la sua fede, insomma. Allora, siamo in conclusione, c'è anche il Chiedi, non abbiamo fatto in tempo a vedere la formazione, parleremo del Chiedi abbondantemente in maniera più esauriente nelle prossime puntate, questo da promessa. Io ringrazio Gilberto Marinozzi in regia, Ivo Rea alle camere, il professor Marco Pace, sempre strepitoso, Fabio Aureli che ho ritrovato con grande piacere ai nostri studi. Grazie a voi. Facciamo una piccola promessa che se l'Aquila va come deve andare, non diciamo nient'altro, tornerete qui dopo. Tutta la squadra, sicuramente. Società. Passiamo prima da San Gabriele e poi vediamo. Tutto a piedi. E ringraziamo anche Giorgio Bresciani, Andrea Bucchi e Gianluca De Angelis per essere stati con noi. E noi vi diamo appuntamento ovviamente a venerdì prossimo alle ore 21, ricordandovi prima gli altri appuntamenti sportivi di TV6 del weekend, sabato alle 18 Punto Sport e domenica ovviamente alle 19 l'Abruzzo del pallone, per seguire subito a caldo tutto quello che è tutti accaduto. Tutti i gol, anche del derby di Teramo, tutti i servizi, insomma non mancate. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i programmi di TV6. Grazie, buona serata.